Allora? Niente. E sai cosa? A me non l'hanno rinnovato, invece con due stronzi di Claudio e Giovanni sì. Credo di aver lasciato quasi 150 curriculum. Ma io sono un peso per te. E voi chi siete? Noi siamo l'ancelle della speranza. Cerchiamo di infondere coraggio e dare rigore agli animi più deboli. Ehi, Daniel, anche tu qui? Ehi, Luca! Non ti avevo riconosciuto! Bevi qualcosa? Coraggio, cosa aspetti? Prendi un sorso. Ah, di nuovo voi. Che cosa hai combinato? Dobbiamo avvertirti di comportarti bene. Sì, sto ancora cercando. Allora alle 15 va bene. Ma ti sei anche fatto la barba? Ho un colloquio questo pomeriggio. Ciao Daniel. Purtroppo sono tempi difficili e lo sai. Che pretendi che arrivino a casa tua ad offrirti un lavoro secondo le tue esigenze? Ma che cazzo ti credi di essere? Credi che il mondo sia stato fatto solo per te? Cammina e vai a zappare la terra. Cazzo. Basta! Ti abbiamo chiamato per offrirti un posto di lavoro in un'azienda della Valbelluna e il profilo da loro ricercato coincide con il tuo. Ah, davvero? Certo. Il problema è che devi conoscere il tedesco, il francese e il cinese, perché questa azienda si interfaccia con queste tre realtà e bisogna per forza conoscere queste tre lingue. È un'azienda internazionale, quotata sui mercati esteri oltre a quello interno come il bellunese. Per questo è uscita dalla crisi. Non è stata risucchiata dall'effetto domino che ha coinvolto molte altre aziende nostrane che come mercato avevano soltanto la provincia di Belluno. Fallita una, fallivano le altre. Quindi è per questo che ormai molte aziende bellunesi non esistono più? Ma non è solo per questo. In realtà ci sono varie teorie in merito, solo che francamente fatico a comprendere. Il punto è che alla Minuter tu facevi la stessa cosa che richiedono qui, solo che ti rivolgevi esclusivamente alla realtà bellunese, quindi di sicuro niente tedesco, niente francese e tantomeno il cinese. Purtroppo la conoscenza di queste tre lingue è un requisito fondamentale ed io non posso candidarti per questo posto di lavoro, ma è un peccato perché sarebbe l'identica mansione che svolgevi alla Minuter. Però rivolgendoti verso altri mercati, capisci? Sì, ma lei mi ha appena detto che mi stavate offrendo un posto. E ora mi dite che non sono idoneo? Certo che te lo offriamo. È sempre per questa azienda di cui ti ho parlato. Però per una mansione diversa da quella che hai ricoperto alla Minuter. Ed è comunque adatta a te perché un po' di esperienza pluriennale ce l'hai. Sì, ma mi hai detto che il profilo che cercavano coincideva con il mio. E poi mi hai detto che però bisognava conoscere tre lingue e quindi non era fatto per me. Mentre ora mi dici che un posto, seppur diverso da quello che facevo, c'è ed è fatto per me? No, Daniel, hai capito male. Cioè, ci siamo capiti male, ok? Ok, avrò capito male io. Non volevo creare disagio. Beh, sì, ecco, questa azienda cerca dei profili giovani, ma che abbiano maturato una certa esperienza in un determinato ambito più o meno simile a quello in cui lavorano loro. All'inizio è previsto un inserimento come tirocinante con corso di formazione in aula di 200 ore. Poi successivamente c'è la fase dello stage da effettuare in azienda, in affiancamento a personale qualificato, della durata di 850 ore. Ma se la risorsa risulta essere preparata ed intraprendente, c'è la concreta possibilità che venga assunta con contratto di 2 mesi, prima ancora di terminare lo stage. Cioè, 200 ore, 8 ore al giorno, poco più di un mese, poi per 4 e qualcosa. Praticamente io dovrei fare questo per circa 6 mesi, senza percepire uno stipendio? Assolutamente no. Lo stage è rimborsato con i fondi europei elargiti dalla regione, la paga di 3 euro netti l'ora, e verranno liquidati in un'unica soluzione dopo aver terminato lo stage. Cosa? Ma è assurdo! E uno in quei 6 mesi cosa fa? Ma non dovrebbe essere un problema per te. Tu percepisci la disoccupazione, mi sembra. Non ancora. Devono rispondermi quelli dell'Inps. E anche se fosse, sono comunque 6 mesi. Più chissà quanto altro tempo bisogna aspettare per vedersi accreditati i rimborsi, come è successo a molti che hanno fatto lo stage alla Minuter. Gli hanno dato 600 euro dopo 5 mesi e dopo altri 5-6 mesi restanti 600.
Dicevano che era colpa della regione che non inviava l'ente che aveva organizzato lo stage i fondi preposti. Intanto che i poveracci si sono fatti un culo così. 8 ore al giorno, stesse mansioni di un operaio qualificato ma pagati 3 euro di merda all'ora. E voi questo lo chiamate lavoro? Daniel, ma che ti prende? Calmati. Io lo sapevo. Vi ho lasciate parlare perché magari era una cosa nuova. E invece è sempre la solita minestra riscaldata che vi piace tanto. Ora tutti che fanno corsi, stage, tirocini. Tutti con una promessa di lavoro certo e sicuro. Così magari uno si fa il culo, no? Va al lavoro con 40 di febbre pur di farsi vedere. Mette benzina a perdere contando sui rimborsi, che come è successo a molti non sono mai arrivati. Ma che mondo è questo? Ma è questa secondo voi una grande opportunità? E questo lo chiamate lavoro? Questo è schiavismo e non c'è bisogno di avere lauree su lauree o di aver fatto la cameriera a Trento per 3 anni nei weekend per capirlo. Questa è una merda! Questa è una guerra fra poveri sulla quale ci mangiano un sacco di persone, comprese voi agenzie interinali del cazzo! Ho visto molti annunci al centro per l'impiego, su Occhio qui c'è di tutto, e ci siete solo voi e gente che vuol vendere materassi e aspirapolveri, cazzo! Mi dicevano che una volta c'erano annunci messi direttamente dalle aziende ed ora? Ora ci sono solo i vostri! Certo, fate da tramite, ma a me sembra che fate passare solo chi dite voi. Come con te, Valentina, no? Una bella fighetta, giovane, piena di virtù e belle speranze. Un lavoro d'ufficio con paga piena. Ah, che bella vita! E uno come me, 32 anni, magari prossimo al matrimonio, cosa dovrebbe fare? Uno stage della durata di 6 mesi a 3 euro all'ora? E il bello è che a tutti va bene così, allo Stato, alle regioni, alle aziende che hanno manodopera a basso costo. E a voi, che trovate per loro le bestie da sacrificare. Ah, ma bravi, bravi. Chissà quante risate vi sarete fatti, eh? Complimenti. Scusa, Daniel, ma a quanto pare tu sapevi come funzionano gli stage. E nonostante questo, hai fatto finta di non saperlo. Hai della rabbia in corpo, non so per quale motivo e non so rivolta verso chi, ma di sicuro questo sfogo ne è la dimostrazione. Ma noi non ti abbiamo convocato per farci insultare. Potevi semplicemente dire di no. Oh, ma quanto mi dispiace! Se vuoi puoi anche inserirmi nella vostra blacklist. Così nessun'altra agenzia correrà il rischio di chiamarmi e di venire sputtanata, no? Ma blacklist? Ma di cosa stai parlando? Oh, andiamo, non fare l'ingenua. So benissimo che voi agenzie vi scambiate i nominativi e quelli che danno problemi li mettete da parte, in modo da non chiamarli più. A sto punto direi che potreste anche eliminare il mio dalla vostra banca dati. Tanto per quel cazzo che valete. Non so nemmeno di che cosa tu stia parlando e per togliere un nominativo dobbiamo mandare un'email alla direzione centrale. Non me ne frega un cazzo! Voi adesso strappate il mio curriculum e mi cancellate dalla vostra banca dati, ok? Ora, cazzo! Sì, ora stai tranquillo, ora lo faccio subito. Ecco fatto. Ok? Adesso vai via, per favore, vai! Fanculo, troie. Come faceva a sapere che ho studiato e che ho fatto la cameriera a Trento?